Amici di Acropolis, buonasera, bentornati alla nostra trasmissione. La cosa più difficile che mi viene da fare nella puntata di oggi è presentare l'ospite che ci farà compagnia per questi 45 minuti in cui saremo insieme, perché il nome e il cognome va bene, quello lo diremo fra poco, però è la qualifica di come inquadrarlo che è difficile, perché potremmo definirlo uno storico, potremmo definirlo un giornalista, potremmo definirlo un uomo di cultura, potremmo definirlo bibliotecario, potremmo definirlo come capo di gabinetto in un comune, braccio destro di un sindaco. Io sinceramente come definire Sandro Galantini non l'ho trovata la cosa. Buonasera. Buonasera, buonasera. Che cosa ci dobbiamo scrivere sul sottopancia? No, è difficile intanto rimanere seri perché intanto ci conosciamo e poi tu sai che ho un carattere così. Ecco, stabiliamo subito, visto che siamo colleghi, sì. Quindi tra colleghi, adesso sì, io vado oltre l'ospite, nel senso che do rigorosamente del lei ai miei ospiti. Però tra colleghi ci si dà del tu. Ecco, no, quindi, allora, intanto stabiliamo che Sandro Galantini è anche un giornalista. È anche un giornalista, però questa sera sono qui come storico, diciamo. E a me era venuto in mente di scrivere tuttologo. Anche? Beh, vabbè, questo forse sarebbe un po' eccessivo, perché insomma tuttologo vorrebbe dire che io non so muovermi su tutto. In realtà tu sai benissimo che per esempio sul calcio non so assolutamente nulla. Ecco, questa è una di quelle cose. Sul resto invece... Che per uno che vive a Giulianova... È una bestemmia. È quasi una bestemmia, è un peccato mortale. Come, lo so. Come hai fatto a vivere tutti questi anni a Giulianova senza saper nulla di calcio? Guarda, sono riuscito a sopravvivere molto bene, Alfredo. Molto bene. Permettimi molto... la battuta, in questo periodo ti trovi a meraviglia. In che senso? Perché non essendoti occupato mai di calcio, e quindi... con il Teramo che sta per andare in Serie B e il Giulianova che è in netta difficoltà e vivacchia in Serie D, beh, insomma, quindi vuol dire che non te la cavi bene. Non mi sono rimosso né Cina Rai. Ecco, come si dice dobbiamo mettere la traduzione. Non mi sono arrabbiato, non c'è fonte di nessuna doglianza in questo caso. Senti, beh, io ho parlato di te anche come uomo di cultura, e forse è la definizione più giusta. Questo ricorrere al dialetto, spesso e volentieri, nel tuo linguaggio a volte spesso colorito, qualcosa è un vezzo? Beh, molto di più, è una conquista il dialetto. Io non sono nato a Giulianova, sono nato a Senigallia per la semplice ragione che mio padre era in polizia e quindi, come a volte succede, come spesso sempre succede ai figli di poliziotti, carabinieri, finanzieri, forestali, quando cambia la sede di servizio può capitare che tu possa nascere a Torino, a Milano, a Busto Arsizio, a Palermo, a Bagheria. Io sono nato a Senigallia perché lì c'era un importante reparto della polizia, era il reparto mobile. Mio padre... E c'è ancora il reparto celere a Senigallia. Il reparto mobile, si chiama così, è ritornato alla vecchia denominazione. Sì. Il reparto mobile sta ancora lì nella sede di Via delle Caserme dove mio padre lavorava, quindi... Però sono giuliesissimo, basti pensare che... Ecco, a proposito di Prima Guerra Mondiale, visto che ricorre il centenario, io sono l'unico discendente che porta questo cognome, il cognome Galantini, di un caduto della Prima Guerra Mondiale. Poi ne parleremo. Io sulla Prima Guerra Mondiale volevo con te aprire un capitolo a parte, no? Perché quando ti ho presentato come storico è perché tu sei effettivamente uno storico. Questo per chi non ti conoscesse, sei molto famoso all'interno dei confini della provincia di Teramo, magari a Ortona o a Francavilla al Mare. Però anche lì siamo riusciti a penetrare nel territorio. Tu pensa, Alfredo, che il primo convegno avevo compiuto da un mese 23 anni ed era un convegno internazionale di studi storici. Ecco, il primo convegno internazionale di studi al quale partecipai in veste di relatore fu proprio Ortona. Vedi, hai citato proprio la località. Ho citato il posto giusto. Proprio lì cominciai davvero, prima ancora che a Giulianova. Quindi. Senti Sandro, la situazione delle biblioteche abruzzesi,
È una situazione difficile. È una situazione molto difficile di qui a... In queste ore si sta discutendo dell'Adelfico e del futuro dell'Adelfico. Esatto, che è una delle biblioteche, tanto una delle più prestigiose assolutamente d'Abruzzo, con i suoi oltre 300.000 volumi, con la sezione emeroteca, che credo sia la più cospicua di tutte le biblioteche provinciali abruzzesi. Ma al di là dei dati, dei numeri, la biblioteca rimane e dovrebbe rimanere una officina medicinale dell'anima, per usare la definizione di un faraone egiziano. Perché tale è, la biblioteca è il misuratore, come non lo dico io, è una frase che ho preso in prestito, è il misuratore del grado di civiltà di una località, di un territorio. Quando è anche la memoria di un territorio. È tutto. È tutto, è un luogo di incontro, è un luogo di confronto, un luogo di crescita straordinario. Quindi quando c'è una situazione a rischio per una biblioteca, è una situazione a rischio per la cultura, ma non intesa in senso umanistica, cioè in senso umanistico, cioè la cultura come patrimonio, diciamo così, come una sorta di clava. Molti fanno cultura usando la clava di Ercole Curino, cioè dandola in testa, non è sfoggio, non è proprio l'indicatore di una civiltà, come dicevo prima. Quindi quando ci sono problemi per una biblioteca è il problema molto serio. Negli Stati Uniti d'America, che è una nazione giovane tutto sommato, pensa che nei piani urbanistici di alcune città, quando li studiano, indicano subito come parte topografica centrale, come luogo, proprio la biblioteca. Diventa quasi un riferimento urbanistico importantissimo quando si ridisegnano le città. Ma negli Stati Uniti addirittura non sono le città che si identificano con le università, sono le università che vengono identificate con le città. Certo, e questo è anche un segno di civiltà e di cultura, certo, no? Certo, certo. Università famose, Yale per esempio. Yale, Cambridge, Cambridge. Ne possiamo fare tante. Cambridge che non è quella che sta in Inghilterra, ma quella che sta negli Stati Uniti. Quella che sta negli Stati Uniti. Anche quella che sta in Inghilterra. Anche quella che sta in Inghilterra, naturalmente. Per cui, ecco, dicevo, la biblioteca è molto di più che un luogo fisico o topografico di una città. È la nostra, come dicevi tu, la nostra memoria, sono le nostre radici, è la nostra occasione per crescere e migliorare. Mi rendo conto che oggi stiamo vivendo tempi estremamente difficili, corruschi, ecco, ogni tanto fammi usare qualche frase un po' elaborata, perché ecco, non abbiamo i soldi per rifare le strade, abbiamo perdita di lavoro continua, e però insomma ci sono delle strutture che vanno assolutamente... C'è una pessima abitudine poi, per quello che riguarda le amministrazioni comunali. Tu adesso sei parte in causa, no? Ma come no? Mi chiedo sempre perché quando bisogna fare dei tagli al bilancio i primi che vengono fatti sono quelli alla cultura, perché forse le strade servono di più, ma la cultura è... Perché qui ci sono due elementi che agiscono in maniera concomitante. L'amministratore naturalmente deve avere il polso della situazione e deve dare risposte a una, diciamo, a una pluralità di esigenze. Quando le esigenze, per quanto plurali, mirano però verso un settore, lo senti perché ci sono prese di posizione, comitati che nascono, eccetera, eccetera, ecco. L'ospedale, per esempio, l'ospedale ha la tutela di un bene fondamentale che è quello della salute. Quindi è chiaro che una delle principali preoccupazioni che debba avere un amministratore pubblico è quello di garantire dei livelli sanitari buoni, anche accettabili, diciamo così, ma non scadenti. Naturalmente questo esula un po' dalle competenze comunali, perché gli ospedali, come tutto il sistema sanitario, fanno riferimento alla regione, però naturalmente un sindaco se ne deve occupare e preoccupare. Poi ci sono i servizi sociali. I comuni oggi sono diventati, o meglio, le stanze del sindaco, dei vari sindaci, sono diventati un luogo di incontro di un'umanità dolente. La succursale della Caritas, esatto, di un'umanità dolente.
È difficile probabilmente farlo comprendere a chi è fuori di un edificio comunale. Io ho fatto il giornalista e sono giornalista, ho fatto il giornalista per 25 anni e chiaramente avevo un'attenzione diversa rispetto al cittadino, no? Che non lo fa il giornalista. E beh, da quando faccio questo lavoro mi sono reso conto di tantissime cose che pur facendo il giornalista non coglievi. Non coglievo, non avevo la possibilità. È chiaro che stare dietro le quinte sia modo di vedere molto di più. Per cui, per rispondere alla tua domanda, la cultura è molto importante, però ci sono delle gerarchie. È chiaro, il cibo, la casa sono necessità impellenti e quindi vanno soddisfatte per prima. Ahimè, i bilanci dei comuni, io credo quasi tutti i comuni oramai siano vicini al default, al dissesto finanziario, cioè, il patto di stabilità li strangola, è una coperta molto corta e quindi quel poco che si ha bisogna utilizzarlo per dare risposte a esigenze assolutamente primarie. Sicuramente la crisi degli alloggi, collegata anche all'aumento della disoccupazione, il reddito basso che va a creare delle situazioni di fortissimo disagio economico e quindi sociale, postulano, vogliono una risposta immediata e per quelli bisogna naturalmente utilizzare gli scarsi soldi a disposizione che sembra per i comuni diventeranno sempre di meno. Insomma, quindi la situazione è veramente grave. Io non so se a volte il cittadino riesce a cogliere pienamente il momento, la gravità del momento che stiamo vivendo. Perché forse il cittadino è talmente concentrato a risolvere i propri problemi e a fare i conti nella sua tasca che non ha il tempo per fare anche i conti nelle tasche del comune. Ciascuno di noi. Mi spieghi come ci è finito un personaggio come te della tua levatura a fare il capo di gabinetto del sindaco Francesco Mastromauro? Perché veramente non, tu dici bisogna pure campare, però. Assolutamente, infatti ti parlavo di bisogni primari. Allora, la questione è questa, io per tanti anni, io non è che fossi completamente digiuno di questo, perché per un anno ho lavorato per un sottosegretario alle finanze, quindi avevo già contezza, come si suol dire, anche se era una cosa completamente diversa. E là facevo più il portavoce. Lì facevo il signore, caro Alfredo, perché i comuni sono dei forta pascia assediati, lì invece veramente... Lì facevi il vassallo. Al ministero facevo veramente il signore. Ci sono finito per una ragione molto semplice, perché la biblioteca di cui sono stato direttore per 15 anni, la biblioteca Donatelli, a un certo punto è stata chiusa perché occorreva fare un inventario, dei lavori, eccetera, eccetera. Quindi mi sono ritrovato a un certo punto della mia vita avere quasi un annientamento del mio mondo strutturale. Francesco Mastromauro, che si candidava a sindaco, mi chiese di seguire un po' la sua campagna elettorale in virtù del fatto che io sono anche giornalista e successivamente, tenuto conto che il mio curriculum presenta, non è che sono nato storico io Alfredo, mi sono laureato in giurisprudenza Urbino, poi mi sono specializzato alla scuola di applicazione forense dell'Università di Teramo, avevo già delle pubblicazioni, mi sono occupato di diritto del lavoro e di criminologia, quindi vengo da un mondo di studi giuridici. E chiaramente questo mi dava la possibilità di seguire sia la parte amministrativa e sia quella riguardante la comunicazione dell'ente. Per cui il sindaco Mastromauro ha preso due piccioni con una fava, diciamo così, tenuto conto anche la pregressa esperienza presso il gabinetto del sottosegretario delle finanze, insomma è stato abbastanza facile per lui fare questa scelta, ma alla base di tutto c'è sicuramente una considerazione personale, quindi nei miei confronti, come io l'ho avuta sempre nei suoi confronti, che prescinde da competenze, da certificazioni della cultura, è un fatto legato proprio a una simpatia umana. Io l'ho sempre molto stimato Francesco, benché in molti casi non condividessi completamente le sue idee, ma lui veramente ha dato dimostrazione di non farne mai una questione di recinti. Da bibliotecario, qual è il testo, il volume
più prezioso, più antico che ti è capitato tra le mani? Beh, nella mia biblioteca, in quella che era la mia biblioteca, avevamo diverse cinquecentine, quelle alle quali ero più affezionato, i volumi antichi ai quali ero più affezionato erano quelli di argomento abruzzese, anche perché la mia era una biblioteca specializzata in abruzzesistica. Però da ricercatore, io ho anche insegnato all'università, da ricercatore sicuramente me ne sono capitati tanti di libri e manoscritti. Me ne ricordo uno, andai a vedere all'archivio segreto Vaticano. Molto difficile entrarci, devi avere l'affidavit. Quasi impossibile. È difficile perché devi avere l'affidavit di un vescovo diocesano. Io poi facevo e faccio tuttora parte della deputazione abruzzese di Storia Patria, per cui insomma, tramite Walter Capezzali ho una sorta di canale privilegiato. Quindi insomma, dovevo fare delle ricerche all'archivio segreto Vaticano e dopo tanto riuscì a entrare. Dovevamo usare dei guanti bianchi di refe e girare questi documenti. Ricorda molto il codice da Vinci, no? La sì. Scena dove il protagonista entra. Tom Hanks, Langdon, esatto. Entra dentro il museo, la biblioteca vaticana. L'ambiente è quello. L'ambiente è quello? L'ambiente è ricostruito bene? È ricostruito bene anche perché loro chiaramente ci tengono tantissimo ai libri, insomma, la Chiesa, chi non ricorda gli amanuensi benedettini, noi abbiamo questo straordinario patrimonio culturale, l'Italia ha questo straordinario patrimonio culturale grazie alla Chiesa e in modo particolare ad alcuni ordini religiosi come i benedettini che da sempre hanno... Anche i domenicani hanno fatto la loro... Però i benedettini sono specializzati... Sì, beh, lì era la regola, no? Poi i monaci benedettini, il primo ordine insomma che monastico che, ora abbiamo, et labora. Che abbiamo avuto... Tuttora molte scuole per la tutela del libro, sulla patologia del libro, oltre all'istituto centrale che c'è a Roma, sono i benedettini che hanno scuole di restauro per i libri. E quindi, insomma, una volta che si è entrato dentro la biblioteca... Hanno questo sistema per cui insomma, ci sono delle regole molto precise, la biblioteconomia è una disciplina molto rigorosa, quindi bisogna, ogni ambiente deve avere un grado di umidità di un certo tipo per evitare che i libri o i documenti cartacei vengano comunque aggrediti da tutta una serie di animali piccoli e grandi, comunque molto voraci. E poi insomma si tratta in molti casi, loro conservano opere uniche, hanno rapporti riservatissimi, è un mondo estremamente bello, bello. A proposito dei rapporti, no, tra gli abruzzesi e altri popoli, una settimana fa è venuto il primo ministro dell'Albania, sì. Rama, ecco, sì, sì. Perché sembrerà strano, ma è così, i rapporti tra l'Abruzzo e l'Albania non sono poi così lontani. Assolutamente, così ci sono sempre distanti, stati. Ci sono sempre stati. Sempre stati, Alfredo. Allora, Luigi Illuminati e altri avevano già indicato Mutignano, che è una frazione di Pineto, per un tempo era sede comunale, come addirittura ricolonizzata fin dall'età medievale con alcuni elementi provenienti dalla opposta sponda dell'Adriatico. A partire dalla seconda metà del 400, quando Giorgio Castriota Skanderbeg, che è l'eroe eponimo, viene considerato d'Albania, colui che comunque, allevato all'occidentale, diciamo così, cercava di bloccare l'avanzata musulmana lungo la penisola balcanica, non appena lui morì ci fu questa ondata proprio, tracimarono. E grazie in virtù ai rapporti molto stretti, intensi che gli albanesi e in genere i dalmati avevano con noi, cioè non solo con la parte meridionale ma anche con le vicine Marche, fu possibile recuperare le antiche rotte commerciali e si ebbero le grandi migrazioni slave e albanese nei nostri territori. Praticamente non c'è nessuna località d'Abruzzo che non fosse stata in gran parte o anche in piccola parte ricolonizzata con slavi albanesi. Per fare proprio un... Sembra la storia di oggi. Assolutamente sì. Oltretutto, diciamo, i baroni locali, i feudatari locali, avevano proprio una direttiva centrale che proveniva da Napoli, dove si diceva di accogliere questi nostri fratelli, erano cristiani, di accoglierli e dare loro ricetto, cioè
insomma, farli stabilire sul territorio. I baroni locali, cioè i feudatari, come si suol dire, insomma, dettero da un lato, soddisfarono da un lato le richieste che provenivano da Napoli, dal re, e dall'altro però si fecero due conti. Nel 1400, intorno al 1456 c'era stato un terribile terremoto che aveva disastrato molte località. L'epoca era quella, ci troviamo nella seconda metà del 400, quando la ricchezza o di un feudatario o di un territorio era data dalla sua capacità proiettiva nel settore dell'agricoltura, quindi se si coltivava e si esportava il prodotto della terra si aveva ricchezza, altrimenti no. E allora loro decisero di fare questo, ripopolare molti casali che erano andati distrutti a seguito del terremoto proprio con questi albanesi, che garantivano loro manodopera agricola a basso costo. Quindi, guarda per caso, fare sempre... corsi e ricorsi storici, assolutamente la sì. Storia è maestra di vita. Assolutamente e sì. Dalla storia ripartiremo dopo la pubblicità. Allora, stavamo parlando di storia, stavamo parlando dei rapporti tra l'Albania e l'Abruzzo, soprattutto più che l'Italia, con questo arrivo di albanesi nella seconda metà del 400, precolombiana quasi. Se fossimo nelle Americhe si parlerebbe così, no, precolombiana, perché prima del 1492, quindi in piena era medioevale, a cavallo con l'era moderna. Rinascimentale, ci troviamo sì. Periodo rinascimentale. Però questo è un anno particolare, lo era anche l'anno scorso, però il 2015 è il centenario di uno degli avvenimenti, secondo me, più importanti della storia, non tanto del XX secolo, cioè il 1900, ma forse della storia contemporanea, no? Perché lo scoppio della Prima Guerra Mondiale nel 1914 ha segnato un'epoca. L'ingresso dell'Italia nella Prima Guerra Mondiale, cioè il 24 maggio del 1915, ha segnato una piccola epoca per noi italiani. Era già un anno quasi che si combatteva, perché la guerra era scoppiata nel luglio del 14, quindi 28 luglio, se non vado errato, del 14. Quindi si combatteva già da un anno. L'Italia, come nella Seconda Guerra Mondiale, tentennò, poi fu bravissima come al solito, no, nel partire con un alleato e finire con un altro. Esatto. È una nostra capacità, una caratteristica peculiare. Assolutamente sì. Arrivava da molto tempo prima. L'unità d'Italia, quando noi scendemmo in guerra, eravamo una nazione ancora fragile sotto tanti punti di vista. C'era stata nel 1861. Appunto, quindi. E quindi veramente gli italiani ancora non erano completamente fatti, nel senso che proprio nelle trincee uno dei problemi maggiori che si ebbe era quello di capirsi tra di loro, perché si parlava in dialetto. Sotto questo aspetto il film La Grande Guerra, quello con Gassman e Sordi, è stato emblematico, no? Il romano e il milanese che si incontrano. Ma film belli ne abbiamo avuti, non riguardanti la Prima Guerra Mondiale, sempre la Seconda, come Tutti a casa, straordinario sì. Anche quel film lì. Ci sono dei film che rendono veramente bene lo strazio e la condizione umana, perché non ce lo dobbiamo mai dimenticare. A volte le ricostruzioni storiche si fanno sulla scorta di documenti, ma mancano le voci, mancano le urla, mancano i palpiti cardiaci proprio. Noi storici non riusciamo a ricostruire gli stati d'animo, li possiamo solo immaginare, però in questo caso chiediamo sempre al lettore di immedesimarsi un po' in quello che noi raccontiamo. Per esempio, io sto lavorando con l'Istituto Abruzzese di Ricerche Storiche, dovremmo uscire con la pubblicazione intorno a ottobre di quest'anno. Ha un volume a più voci, un volume collettaneo, come si suol dire, in cui racconteremo
da storici naturalmente, quella che è stata la guerra mondiale nei nostri territori, perché non è un capitolo molto affrontato. Quando si va nei libri di storia, forse anche per la scarsezza dei documenti, e parliamo di storie locali, storie territoriali, la parte dedicata al periodo della prima guerra mondiale è una parte... Vabbè, il Carso, il Piave, Caporetto, il Montenero, ecco, queste sì, erano... la collina di Seltz... Sì. Però per quanto concerne quello che succedeva qui da noi, proprio quattro righe, perché effettivamente c'è stata una scarsità. Noi perché vogliamo... si pensa che il conflitto, allora si combatteva alle trincee, ci fossero dell'Italia settentrionale. Praticamente a Milano già non c'era più la guerra, ma forse nemmeno sotto Trento poco... E così fu. Qui da noi c'erano tante case del soldato che erano disseminate, ce n'era una anche ad Ascoli Piceno, legata a un'opera assolutamente benemerita e poco conosciuta, quella di padre Giovanni Minozzi, che quando nacque, lui era originario di Preta, una frazione di Amatrice, era in pieno territorio abruzzese, solo nel 27 con la nascita della provincia di Rieti è passata al Lazio. Ci sono tante cose che noi non conosciamo, e in questa storia che vogliamo raccontare vogliamo mettere, almeno io voglio mettere a confronto le voci dei giuliesi che erano impegnati al fronte con quello che accadeva nelle nostre città. Ecco perché parlavo di voce plurale. Per esempio, io penso, scusami se ti interrompo, prego. Che tutti noi a casa, no? Se andiamo a cercare nei cassetti della nonna, io l'ho trovata e la conservo, è incorniciata ancora come nel 1918, ognuno di noi ha la foto del nonno, perlomeno quelli della mia età, della nostra età, hanno la foto del nonno sul fronte, al fronte, no? In divisa, che io ho una foto di mio nonno con tre commilitoni che mangia la gavetta al fronte, è stata scattata nel 1917 quella foto. Quindi, te la potrei chiedere anche in prestito. No, magari. Ce l'ho e la conservo e la farò vedere quando faremo qui una trasmissione sulla Prima Guerra Mondiale, perché è una caratteristica incredibile quella foto. Sono in quattro, un'ora dopo gli altri tre erano morti. Ecco vedi, è questa la caratteristica forse maggiore, no? Sì, è questa qui, e ci sono state tante tragedie, è stata una guerra carneficina. Quindi è chiaro che almeno una famiglia o una famiglia su due abbia avuto un morto, un ferito grave o comunque una persona coinvolta in questa terribile guerra. Ma poi ci sono altri aspetti più sotterranei, più obliqui, più laterali, che non sono stati esaminati. Per esempio la definizione scemo di guerra nasce proprio nel corso, sì, della Prima Guerra Mondiale. Ma l'ho trattata perché tu sai che il manicomio di Teramo fu proprio creato ad hoc, e ci furono dei reduci della Prima Guerra Mondiale, esatto, i malati, coloro che erano rimasti un po', diciamo, toccati, esatto, dall'esperienza bellica, perché ovviamente come si combatteva nelle trincee con l'uso dei gas nervini e tutto il resto, provocava degli stress pazzeschi. Anche perché erano contadini, sì, a parte gli appartenenti al ceto borghese, ma la maggior parte erano contadini, e quindi come la maggior parte dei contadini hanno dovuto sempre subire scelte fatte da altri. L'Italia entrò in guerra mondiale, eppure era inizialmente neutralista, lo era perché c'era una forte componente socialista che era contraria alla guerra, lo era perché c'era una fortissima componente cattolica che era contraria alla guerra, ma l'Italia entrò nella Prima Guerra Mondiale e fu il primo caso, grazie alla potenza dei tuoi e dei miei colleghi, della stampa. Fu veramente un'entrata in guerra in cui i mass media... Uno dei colleghi più attivi era Benito Mussolini. Era Benito Mussolini. Che era direttore dell'Avanti. Ma un grande contributo, lo dette anche il nostro Gabriele D'Annunzio. Ecco, che incitava naturalmente all'intervento. Per cui anche nella provincia di Teramo i giornali che si stampavano all'epoca, da una posizione
Alcuni erano dichiaratamente per la scesa in campo, ma la maggior parte, insomma, avevano una posizione così ondivaga perlomeno. E lentamente ma inesorabilmente, quindi quello che accadeva al centro naturalmente si riverberò in periferia, ma lentamente ma inesorabilmente i giornali incominciarono a dire sì, bisogna andare in guerra. E attenzione, anche le amministrazioni comunali socialiste che c'erano all'epoca non è che si opposero grandemente a questo. Furono tanti sindaci socialisti che a un certo punto cominciarono a stampare dei manifesti incitando alla guerra o comunque non esecrandola, ecco, diciamo. Anche perché c'erano i confini della patria che erano un po' sotto minaccia, no? E secondo me, non so se sei d'accordo, quello della Prima Guerra Mondiale è stato il primo caso dell'allora Regno d'Italia dove a capo di un esercito fu messo il primo dei raccomandati. È vero questo? Sei d'accordo su questo? Sì, è una tradizione quella italiana. Perché molti non lo sanno, ma Luigi Cadorna, che è stato tanto criticato, giustamente, secondo me, certo, perché ne ha fatte di cotte e di crude, Luigi Cadorna era il comandante generale delle forze armate italiane per un motivo. Era il figlio di colui che comandava il drappello di bersaglieri che presero Porta Pia. Il padre mi sembra si chiamasse, ed era anche lui un generale, mi sembra si chiamasse Giovanni Cadorna, adesso potrei anche dire una fesseria, però vado a memoria. E evidentemente i Savoia avevano nel 1871, i Savoia firmarono delle cambiali nei confronti di questo Cadorna, e quando si trattò di scegliere il comandante generale, allora pagarono le cambiali e misero Luigi Cadorna. Non ci dimentichiamo poi una cosa, molti vertici militari erano strettamente legati alla massoneria. Questo anche nell'ambito della Seconda Guerra Mondiale ci furono delle scelte nelle quali comunque l'appartenenza massonica ebbe un suo rilievo che non va sottaciuto. Ma fa parte di una tradizione assolutamente nostra. Voglio ricordare, e facciamo qualche passo indietro, che quando si cominciano a predisporre le difese dei confini settentrionali del Regno delle Due Sicilie, perché si sapeva che sarebbe sceso Vittorio Emanuele con l'esercito, alla piazza forte di Giulianova, uno dei quartieri generali delle truppe borboniche era Giulianova, e lì il comando venne affidato a un certo generale De Benedictis, che aveva suo figlio che era fianco a fianco con Garibaldi. E questo generale De Benedictis aveva capito, come una sorta di termometro politico, insomma, quali sarebbero state poi le sorti, come sarebbe andata a finire la situazione, tramite suo figlio si mise d'accordo già con Garibaldi. Per cui sostanzialmente quella che doveva essere una zona estremamente munita e comunque tutelata, i confini settentrionali del Regno delle Due Sicilie, quindi la nostra zona, compresa la piazza forte di Pescara, cadde miseramente. Quindi Vittorio Emanuele, gli unici a resistere furono quelli di Civitella. Sì, gli unici perché veramente la piazza forte di Pescara, fedeli fino alla fine, fedeli oltre. Senti, un'altra curiosità prima di chiudere, poi verremo anche questa parte di storia, perché a Giulianova c'è anche la statua di Vittorio Emanuele, che è la più importante, credo che ci sia in Abruzzo. Ne parleremo e scopriremo anche il perché si trova lì quella statua. Io ho letto quando leggiamo i libri di storia, no, italiani, ovviamente quello che studiamo a scuola, si fa passare per una grande vittoria e una grande battaglia quella di Vittorio Veneto. Sono andato a pescare un libro di un importante storico inglese che racconta la Prima Guerra Mondiale in un certo modo, in una maniera differente, dove ovviamente secondo lui la Prima Guerra Mondiale si è combattuta a Verdun, si è combattuta in Francia, si è combattuta in Germania, in quelle zone lì, e quelle sul fronte italiano erano solo scaramucce. E il racconto di questo storico parla di un esercito austriaco che stava tornando a casa
in rotta ed era in ritirata. E pare che Diaz, vedendo l'esercito austriaco scappare, disse: oh cavolo, e adesso noi che facciamo? Non ci prendiamo la nostra fetta di gloria? E allora ordinò la carica della cavalleria e corse dietro ad un esercito austriaco che non aveva voglia di combattere, insomma. Beh, più che non aveva voglia di combattere, così ci vedono all'estero, avevano, è preoccupante. Sì, avevano, gli austriaci avevano grossi problemi, problemi. No, anche perché l'Italia doveva riprendere Trento e Trieste, quindi doveva avere il suo peso sul tavolo poi dell'armistizio. Assolutamente sì, poi naturalmente alle operazioni militari si sovrappongono sempre strategie di tipo politico, è chiaro che sia così. La questione dell'Austria è vera, perché gli austriaci, a causa della guerra, erano stremati, non avevano più rifornimenti e quindi insomma stavano messi veramente male. Certo, dispiace sentire queste cose, che non credo siano sprovviste di ragionevolezza. Dico dispiace perché i nostri generali mandavano avanti i nostri ragazzi con la baionetta e ci fu veramente una carneficina, e subito dopo c'erano i carabinieri, purtroppo polizia che militare, erano incaricati di sparare a coloro che tornavano indietro. Esatto, ecco perché, e ci ricolleghiamo al discorso, ben 40.000 furono le persone che persero a un certo punto la prima parte della guerra, tante ragione, le fucilazioni per diserzione, perché videro delle cose veramente orribili. Poi insomma, si fucilava per diserzione e per codardia. Tante furono le vittime. Ma era proprio la condizione, quella fu guerra di trincea, tu lo sai, fu proprio questa condizione che scavò nell'umore e fece perdere a molte persone, oltre le cose orribili che si vedevano. Insomma. Tu mi raccontavi prima che non è vero che non ci sono state vittime in Abruzzo durante la prima guerra mondiale, e che non è vero che non ci sono state delle scaramucce, perché ci sono stati dei bombardamenti, sia allora, navali che aerei. Sì, intanto un'imbarcazione, insomma, io dico imbarcazione, è un termine poco tecnico, per far capire, una nave, diciamo così, venne affondata al largo di Giulianova da parte di un incrociatore austriaco, e questa era una strategia che veniva fatta per tutta l'area medio-adriatica e anche quella meridionale. Cominciarono da Rimini, bombardarono Senigallia, tuttora lungo i portici ercolani di questa bellissima città ci sono le schegge dei proiettili che sparavano le corazzate austriache, affondarono Giulianova, e poi ci furono delle incursioni aeree che costarono la vita ad alcuni di Pescara, tanto vero che di Castellammare, Castellammare Adriatica, l'odierna Pescara, tanto sì. Vero che l'onorevole De Vito, che era il deputato di Giulianova, a un certo punto partecipò allo scoprimento di questa targa che venne murata all'epoca al Ferrotel, dove si ricordavano le vittime civili di Castellammare Adriatica, Pescara, perché erano stati coinvolti in queste... Di che anno stiamo parlando? Del 16, del 17? Qui ci troviamo, dunque, credo che siamo a cavallo tra il 16 e il 17. Adesso ci spieghi perché c'è quella statua di Vittorio Emanuele II a Giulianova? Perché la provincia di Teramo rappresenta un unicum. Ricordavi prima Civitella del Tronto, ultima fortezza borbonica ad ammainare il vessillo col giglio borbonico. Anche lì la storia è strana, è particolare. Sì. Perché Civitella l'hanno dovuta ignorare dai libri di storia, perché altrimenti avrebbero dovuto spostare di 3 giorni l'unità d'Italia. Sì. Però ecco, vediamo adesso perché c'è la statua. Quando c'erano le elezioni per il plebiscito, infatti Civitella non era in grado di votare. Quindi Civitella del Tronto, circa 30 km, 40 all'interno, l'ultima fortezza borbonica a cadere. E sul mare Giulianova, la prima città dell'ancora regno delle due Sicilie, ad ospitare Vittorio Emanuele II, prima ancora che venisse proclamato re d'Italia. Quindi proprio in ricordo della venuta di Vittorio Emanuele II a Giulianova, 15 ottobre 1860, venne realizzato da Raffaello Pagliaccetti, questo grande scultore di Giulianova, insomma,
incensato in Italia e all'estero, in Francia soprattutto, venne realizzato a Raffaello Pagliaccetti questa statua, questa grande statua bronzea, che nel progetto iniziale doveva essere ancora più voluminosa, ancora più bella, ancora più grandiosa. Poi mancarono i soldini, Raffaello Pagliaccetti si arrabbiò non poco con il sindaco dell'epoca, che era Francesco Ciavardoni, e però alla fine, insomma, venne nel 1894, era estate, luglio 1894, luglio-agosto 1894, venne fastosamente inaugurata questa statua, che è una delle più importanti che ci siano in Abruzzo dedicate a Vittorio Emanuele II, tanto vero che quando Rai Storia fece un tour, l'ho vista quella trasmissione, per ricordare, intervistarono anche me e io parlai proprio di questa statua di Vittorio Emanuele II. E invece il fatto di Civitella del Tronto è particolare, no? Civitella del Tronto, tra l'altro, io per parte di madre ho sangue civitellese. Non è citata in nessun libro di storia. Beh, ce ne sono in realtà, però i fatti in genere del Teramano, questi due, cioè 15 ottobre 1860 Vittorio Emanuele a Giulianova, Civitella del Tronto, l'ultima roccaforte borbonica a cadere, vengono, non dico completamente ignorati, ma poco presi in considerazione, perché purtroppo l'Abruzzo è terra marginale anche da questo punto di vista. Anche noi come storici non riusciamo a fare in modo che l'Abruzzo esca fuori. Non c'è un discorso di regione, lì c'è un discorso di ultimo baluardo borbonico a cadere. Quando è stata proclamata l'unità d'Italia, Civitella non era ancora caduta, perché avevano detto a Cavour che si erano arresi, e invece loro ci ripensarono e la mattina, quando andarono a Porta Napoli, dissero: noi continuiamo a combattere. Però avevano già dato la notizia che si erano arresi, quindi per tre giorni, ecco perché furono poi passati per le armi. Per le armi, la fortezza venne minata, fatta saltare per aria. È una vendetta tremenda. Una vendetta tremenda, e c'è una scena, io non sono neoborbonico, tu sai che ogni anno i neoborbonici vanno a Civitella. Sono stati, penso, due settimane fa. Poco tempo fa. Però devo dire che questa scena in cui la guarnigione, quel poco che rimaneva della guarnigione borbonica di Civitella, affida a un soldato, era un gendarme tra l'altro, perché c'è da dire anche questo, le forze presenti all'interno della fortezza erano costituite non da forze di elite, diciamo, nella maggior parte dei casi erano gendarmi, quindi insomma affidano a un gendarme che a causa della battaglia aveva perso la vista, quindi cieco, affidano la bandiera, guarda, mi viene la pelle d'oca semplicemente a ricordarlo, affidano la bandiera della guarnigione, la bandiera del re, a cui era depositato il loro onore sostanzialmente, quella bianca col giglio borbonico, l'affidano a questo soldato scalcinato, cieco, affinché non potesse vedere la consegna del vessillo. Guarda, sono cose che purtroppo non sempre e non tutti sanno, ed è un vero peccato. Insomma, io, prima che lo sappiano gli altri, dovrei dire che dovremmo saperle noi queste cose. Certo, per poterle poi raccontare. Almeno questo, voglio dire, almeno questo. Allora, il tempo è volato, siamo arrivati alla fine. Eccoci qua. E quindi Sandro Galantini tornerà, perché dobbiamo raccontare la seconda parte della storia, no? Abbiamo raccontata fino adesso, poi verremo di raccontare, perché con Galantini si può parlare della storia di tutto l'Abruzzo. Dobbiamo parlare di Gabriele D'Annunzio. A proposito, due secondi, a Pescara hanno tolto il logo Città D'Annunziana e lo stemma di D'Annunzio, la faccia di D'Annunzio, il sindaco Alessandrini l'ha tolto da tutti i documenti ufficiali. Secondo te, giusto o sbagliato? Beh, come lavoro di marketing e di immagine è stata una scelta che non è condivisibile, insomma, perché Pescara e D'Annunzio stanno e cadono insieme, e poiché D'Annunzio è un trainatore nel bene e nel male, insomma, è stato colui che ha inventato la pubblicità in Italia, diciamola. E quindi, insomma, io credo che non sia stata una scelta... Beh, i passaggi che ci sono d'estate con l'aereo sulla spiaggia, con il cartellone pubblicitario dietro, l'ha inventato Gabriele D'Annunzio. Ma anche tanti slogan di tanti... La Rinascente. La Rinascente.
Poi ce ne sono alcuni a cui sono stati che sono stati attribuiti ad D'Annunzio, dei quali non ha paternità. Il Parrozzo, per esempio, no? Lo mangiava solo. Sì, lo mangiava, lo apprezzava. Poi ci sono dei carteggi in cui si arriva, questi carteggi con D'Amico, in cui si arriva a capire che non è stato lui, anche se in qualche maniera aveva detto delle frasi che poi sono state riutilizzate. Ci ha messo del suo. Però, insomma, fu sicuramente un genio anche della comunicazione. Ne parleremo la prossima volta, perché tornerai a trovarci. Va bene, grazie. Grazie a Sandro Galantini. Grazie. Grazie a voi che ci avete scelto e seguito anche questa sera. Buonanotte.